mettere clamoroso, ragazzi, clamoroso. Siamo a 3 minuti dalla fine tra Liverpool e Napoli, amichevole di lusso. Il Napoli sta battendo il Liverpool per 3-0. Mancano, dicevo, 3 minuti più recupero. Adesso il Liverpool ci prova in avanti. Seguiamo quest'ultimo di gioco. Iliotta, prova sinistro. C'è deviazione di Luperto. Legato in calcio d'angolo. Allora, sicuramente, mo, siccome che il Napoli tutti lo devono denigrare, anche i tifosi stessi, il Liverpool non era al completo, mancavano i tre davanti, no? Perché mancava Firmino, Salah, Mané, sicuramente, tutto l'attacco, ma il resto della squadra, soprattutto la difesa del Liverpool, era quella titolare. Però ovviamente nessuno poi metterà in evidenza che anche a Napoli, per esempio, mancavano Koulibaly e mancava il centrocampo titolare con Fabian Ruiz ed Haaland. C'è il Liverpool adesso che ci prova ancora, ok, perché anche il Napoli, anche Napoli avete delle assenze importanti. Nonostante questo, il Napoli secondo me ha fatto un gran bel match. È vero che non ci sono stati dei ritmi elevatissimi, ma il Napoli ha dato grossi grattacapi alla difesa del Liverpool, uno su tutti, secondo me oggi migliore in campo sicuramente Lorenzino Insigne, che viene spesso attaccato, che viene spesso criticato, fischiato, lasciamo perdere. Oggi gol dell'1-0, assist per Milik, e anche sul terzo gol c'è il suo zampino, perché da un suo tiro deviato dal portiere si è trovato poi la palla sul piede a Amin Younes per il 3-0. Quindi un gran bel Napoli, ripeto, e anche il Napoli aveva delle assenze importanti. C'è da evidenziare un'altra cosa, che anche se parliamo dell'aspetto fisico, il Liverpool dovrebbe essere più avanti, perché il campionato inglese inizia molto prima rispetto a quello italiano, perché il 9 agosto il Liverpool sarà già in campo per la prima di campionato. Ripeto, con tutte le attenuanti, con tutta la calma possibile, mancavano i tre goleador del Liverpool in avanti, però anche a Napoli aveva delle assenze importanti, evidenziamolo per l'ennesima volta. C'è adesso un calcio d'angolo per il Liverpool, esce Meretz, c'è un batti e ribatti in aria quando ormai manca un solo minuto alla fine. Allora, di chi vogliamo parlare? Abbiamo parlato di Lorenzo Insigne, secondo me di gran lunga il migliore in campo. C'è adesso ancora l'azione del Liverpool, seguiamolo. Supera Goulam, la mette centralmente Elliot. Ancora insiste il Liverpool per cercare almeno il gol della bandiera. Sì, chiudono le maglie del Napoli, tiro da fuori, grandissima parata di Meret. Grandissima parata di Meret. Abbiamo il portiere in porta. Tutti gli acquisti del Napoli, tutti sotto ha fatto un volo, una parata adesso Meret, ragazzi, da gran portiere. Mamma mia, che paratona di Meret. Cerca l'angolo più lontano. Ancora Meret che para. Andiamo nei minuti di recupero, ritorniamo al discorso. Quindi, oltre a Insigne migliore in campo, a questo punto anche Meret, che già aveva fatto una grandissima parata su una quasi autorete di Usai. Quindi parliamo di altre individualità. Milik, autore del 2-0, certo non ha fatto una grandissima partita, perché oltre al gol mi sento di dire che non ha fatto. Spazio per il contropiede. Adesso c'è un contropiede a Napoli, Dice, parlavo di Milik, che oltre al gol non è che abbia fatto una grandissima prestazione, però il compito dell'attaccante è quello di fare gol quando manca un minuto e mezzo alla fine, 2 minuti di recupero, e quindi abbiamo parlato di Milik. Manolas, secondo me, ottima partita perché è stato in campo, affiancato da Maximovic, anche lui secondo me con una buona gara. E secondo tempo poi è entrato Kirikesh e poi Luperto, che pure si sono disimpegnati bene. Volevo fare una parentesi, perché mi sento proprio in dovere di farla, di un calciatore del Napoli che io, dopo questa gara, ennesima dimostrazione, andrei a riproporgli il rinnovo di contratto, che è José Calleón.
oggi è stato sulla vittoria con la Feralpisalò, il pareggio è stato messo in campo in una posizione inedita davanti alla difesa da centrocampista, davanti alla difesa insieme a Zielinski. Altra grande partita di contenimento, di proposizione, grandi passaggi, grandi aperture. Questo calciatore è ovunque, onnipresente, veramente immenso. Io secondo adesso c'è un pericoloso contropiede del Napoli, Insigne, grande aggancio, uno contro uno. Se la porta sul destro come sempre, non c'è Barco. Non c'è Barco per Insigne, viene fermato e quindi può ripartire Liverpool, ma mancano 10 secondi. Quindi parlavo di Calleon, che secondo me a questo punto, io se fossi la dirigenza, andrei a proporgli subito il rinnovo di contratto, perché anche oggi ha fatto una partita esemplare. Finisce in questo momento la gara 3-0, è il risultato ufficiale del Napoli contro il Liverpool. Quindi grandissima gara del Napoli, che ripeto, con tutte le attenuanti del caso, però ragazzi cari, andare a vincere con Liverpool 3-0, ma sapete cosa che mi dà fiducia? Che ormai la squadra ha una sua personalità, i giocatori in campo non hanno più paura di affrontare qualsiasi tipo di squadra. Poi il risultato può venire o meno, si può vincere, pareggiare, perdere, però il Napoli è una squadra che sta dimostrando sempre di più di avere un profilo internazionale, amichevole sì, però io credo che nessuno ci tenga a perdere. Ripeto per l'ennesima volta, il Liverpool inizierà prima il campionato, quindi mi aspettavo un Napoli in difficoltà soprattutto nel secondo tempo, perché ovviamente il campionato italiano inizierà 2 settimane dopo. Parlavo un po' dei singoli, quindi dopo Calleon, secondo me ottima partita di Lorenzo, perché secondo me è un'altra grande rivelazione, sarà secondo me un punto fermo di questo Napoli. Di Meretta abbiamo già parlato, mi hanno fatto tutta una buona impressione, forse Zielinski un po' sottotono, però si è sacrificato molto. E di un altro giocatore vorrei parlare oggi, che è Simone Verdi, perché secondo me ha fatto una bellissima partita, non solo per quanto riguarda la fase di proposizione, ma anche la fase di contenimento. Si è abbassato spesso sulla linea dei terzini, ha dato una mano alla difesa. Quindi sinceramente su questo calciatore che il Napoli sta pensando di dar via, ci farei qualche pensierino, perché secondo me l'anno scorso non è stato messo in condizione di far bene. Torniamo un attimino su Lorenzino Insigne. Tante critiche. Lorenzino Insigne, secondo me, messo in condizione, è un calciatore veramente con delle doti tecniche importantissime. A me è sempre piaciuto. Avevo detto in qualche altro video, anche in precedenza, che se avessi dovuto sacrificare un calciatore quest'anno, avrei sacrificato Insigne, ma non per il suo rendimento, perché a Napoli ce l'hanno con Insigne, e anche oggi dopo questa partita io rifletterei se darlo via, perché purtroppo il tifoso napoletano a Insigne non gli perdona quasi nulla. Quindi è questo che mi dispiace, perché il ragazzo dà sempre il 100%, poi gli stati di forma possono salire e scendere durante la stagione. E in secondo luogo, Insigne nasce e deve morire largo a sinistra in avanti, perché quello è il suo ruolo, è là dove si esprime al meglio, quando gioca in quella posizione. E c'ha il compagno di reparto, il terzino di reparto, nel primo tempo Mario Lui, nel secondo tempo Goulam, che gli fanno spazio, gli si portano l'uomo, diventa devastante o per il tiro in porta o per il passaggio. Oggi abbiamo visto in tutte e due circostanze sia andare al gol che andare poi all'assist per Milik. Quindi Insigne assolutamente uno dei migliori oggi in campo, ripeto, però purtroppo il tifoso napoletano a questo calciatore non lo farà mai stare tranquillo, non lo farà mai giocare con tranquillità di mente. Quindi continua a ribadire che se arrivasse una grande offerta io ci penserei, perché così purtroppo Insigne qua è costretto sempre a soffrire. Comunque buonissima prestazione del Napoli, ripeto, con tutte le precisazioni del caso, perché si trattava di un amichevole, però vincere queste partite porta morale, porta consapevolezza nel gruppo.
molti giovani che Ancelotti sta provando in questo precampionato, come Gaetano, come Tutino, oggi è entrato in campo. Ripeto, c'era un Liverpool rimaneggiato per quanto riguarda il reparto offensivo, ma il Napoli ha finito il secondo tempo con molti giovani, ripeto, con Kirikes e con Luperto, che sicuramente non sono i titolari, mancava Koulibaly, mancava Haaland. Quindi io mi prendo questa vittoria per com'è e sono molto contento, perché avevo qualche timore nel prepartita che il Napoli non fosse così determinato. Invece gran bella gara, bella vittoria sul Liverpool, che sicuramente fa morale e per il proseguo e per l'inizio poi della stagione che verrà. Forza Napoli, e ci vediamo per i prossimi video. Ho fatto anche la live reaction che caricherò tra poco. Ciao a tutti!